Allora, sono seduto qui vicino a Mitty. Tra l'altro devo dire complimenti, un nome stupendo, eh? Mitty è un nome bellissimo. Ma viene dal romanzo di Brocchi questo nome. Cioè, le venne dato. Me l'ha dato un ragazzo che era innamorato di me. Sì. Siciliano. Sì. Mi ha detto, tu rassomigli a quella del romanzo. Chiamati Mitty. Mitty, Millì e Totò. Che era bellissimo. Senta, senti, anzi, mi dico che volevo dirti una cosa. Ma come ha cominciato Milly la sua carriera? È questo che mi ha sempre... Io ho letto parecchie cose, però quella vera, la storia vera, è vero che era la cassiera di un cinema all'inizio inizio? Dovevamo lavorare. La mia famiglia era lontano mille miglia dal teatro, quindi non so come siamo finiti lì. Ecco, nel palazzo dove abitavamo, sì. Palazzo, diciamo casa, va? Sì. C'era una signora che faceva la cassiera in un teatro. Voleva un mese di riposo, ha detto Milly... sostituiscimi. E Milly, dovendo lavorare, ha detto vabbè. Dopo tre giorni che faceva la cassiera, il padrone del teatro ha detto Milly, c'era più gente al botteghino che in teatro. Ha detto no, basta, mettiti a cantare. E così è cominciato. Cominciato. 12 lire al giorno. 12 lire al giorno. Ma e poi tu come hai fatto? Come mai hai seguito quella stessa? Ho detto, perché io no? Ero timido, non sapevo far niente. Ho incominciato a cantare. Vado in scena, attacca l'orchestra. E tu? Niente. Niente, il maestro. Sì. Sono andata di quinta, non ho cantato. L'indomani uno dell'orchestra mi ha detto, sentimi ti, guardami in faccia, io ti faccio così e tu attacchi. E ho attaccato. E non mi sono più fermato, ho detto, essere timida a che cosa serve? No, faccia de tola. Che vuol dire faccia di natta? Tra l'altro, se non sbaglio, noi dovremmo avere delle fotografie. Adesso mi piacerebbe vedere Milly e Mitty insieme, perché abbiamo delle fotografie di quando eravate proprio, che lavoravate insieme. Ecco, guardatevi. È magnifico, Dio bella. Ma quanto siete belle, Mitty. È veramente straordinario. C'è il fascino. Non avete anche voi voglia di tornare a quei tempi, di vedere un momentino da vicino, potere con la bacchetta magica rivivere quei momenti? Tu non tanto, eh? No, un po' di malinconia c'è. Un po' di malinconia. Non c'è la mia Milly che serve. Certo, è vero. La mia Stella. È vero, Stella era. Andiamo avanti, c'è ancora un'altra fotografia. Eccola là. Guardate un po'. Dunque, Milly qual è? È la prima. Milly è la terza e io la quarta. Tu la terza e la quarta. E la prima era quella che non ballava tanto bene. Eva Magni. Eva, eccola lì. Ma Eva, dimmi com'era questa cosa. È vero, lo sapeva. Ma è capitata in un ambiente non mio, ma però che mi è stato prezioso. È stato un primo spettacolo meraviglioso. Sì. Il primo Zaboom Broadway. Io certo venivo da poco dalla prota e mi sono trovata così, col costumino, non sapevo ballare. Però è stato molto come mai bello. Eri finita in fondo nello spettacolo Zaboom? Spieghiamo che Zaboom fu una bellissima serie di spettacoli straordinaria che è rimasta impressa ed è nella storia del teatro, fatta da Mario Mattoli. I primi grandi spettacoli furono Broadway, Wunderbar, eccetera. K41, esatto. Il processo di Mary Dugan, esatto. Come mai tu sei finita lì? È stato Mario che è uscito. Mario Mattoli. Per la prima volta, attori di prosa, di riviste e di varietà insieme. Era uno scandalo, lei vederci con l'ombelico di fuori. Terrorizzata, dico, ma quando incontrerò l'uomo della mia vita? Ma dove sono capitata? Che mi ha visto nuda tutto il mondo, non è possibile. Perciò mi feci fare il costume un tantino più abbondante del sì. loro. Poi mi accorsi che sembravo il mago Bagonghi, perché loro erano carine così in proporzione. Io, allora piano piano, di sera in sera, un pezzettino qui, un pezzettino là, una sera Milly urla, sì, guarda la Eva, c'è la più piccola di noi. Voilà, che dopo ti siamo piaciute, va. Eva. Senti, Pippa, posso di aprire molti spettacoli di Milly con una canzone straordinaria che si chiamava Chi siete, che rappresentava... Sì, è stata un'idea che mi è venuta proprio per lo spettacolo La piccola scala. Milly appariva prima in Controluce e poi c'è questa bellissima canzone che è di Cosentino, se non sbaglio, sì, è degli anni... Esatto, 1917. Tra i 10 e il 15. Subito dopo la guerra, chi siete io non lo so. E con la stessa canzone è andata anche al Festival di Berlino. E ha fatto una grande sensazione questa apparizione di questa donna così piccola che in palcoscenico diventava
altissima, i misteri, come Marlene Dietrich che tu hai citato. Marlene Dietrich, io l'ho conosciuta, era una donna forse più piccola di Milly e in scena diventava alta 2 metri. Se non c'era Pippo Crivelli, che ha creduto in Milly e ha fatto molto per Milly, ti deve molto. Milly. Ma perché è vero, ha ragione, io hai ragione, ti deve molto. Sono d'accordo con te, senza di te probabilmente non sarebbe successo tutto quello che è successo. Domanda indiscreta, però devo arrivare, Millina, bisogna capirla questa storia veramente del flirt tra il principe Umberto e Milly. Com'è stata questa cosa in realtà? Perché abbiamo... È un argomento che non vorrei toccare, però fai bene a chiedermelo. È una storia talmente semplice, così metteremo fine a bugie, sì, volgarità, sì. La verità la sappiamo io e lei. Esatto. Erano 2 ragazzi, lei 20, lui 22, erano innamorati. Cosa c'è di strano? E quindi era praticamente veramente uno dei primi amori. Erano innamorati, erano innamorati, veniva a prenderla sotto casa, senza scorta, senza carabinieri, non c'era niente. Era libero lui, tranquillo, come un ragazzo. Libero. Innamorati qualunque. Va. Senti una cosa, è vero che veniva a prenderlo con delle macchine che avevano dei nomi tipo Leone, Tigre? Sì, è vero, sì. Avevano, come mai questa vezzo avevano? Questo non lo so. Ma non erano sue, non erano del ragazzo le macchine, sarà stata della... Era della scuderia, credo. Senti una cosa, tu l'hai conosciuto? Andavamo in collina a fare dei picnic. A lui piacevano le canzoni. Era un ragazzo semplice, era bello. Ecco, questo aiutami a dire bello. Davvero? Bello. Quindi ci si poteva innamorare. Ma Milly era innamorato anche lui. Mi ti senti? Adesso noi arriviamo a vedere un pezzettino di... Perché Milly a un certo punto ha fatto anche del cinema, no? E sì. Abbiamo il primo film in cui lei, credo fosse protagonista, era Amo te sola, giusto? Era uno dei primi in cui... Con mio marito regista. Con tuo marito, Mario Mattoli era... Ecco, e c'è un pezzo molto carino con un attore, allora giovane, che poi con cui poi andò in America a fare un provino. Lui si chiamava Vittorio De Sica, era magro, mi pare che facesse la parte di un patriota, qualcosa di questo genere, e saliva, era inseguito dalla polizia e quindi saliva in camera di lei mentre lei stava avendo una lezione di canto. Guardatevi questa scena e notate la voce, com'è diversa da quella che poi avremo conosciuto noi, con la straordinaria. Trasformata completamente. Completamente, vero? Completamente diversa. Ecco qua, guardate. Milly e Vittorio De Sica. Ma lui, in qualche modo, è vero che De Sica si era innamorato poi di Milly? Aveva una forte simpatia. È finito il film, gli ha detto, Milly, scappiamo. E Milly ha detto, donnamma, frescati. sempre molto precisa come cosa. Poi loro, in effetti, andarono in America.